Conclusione e riepilogo. Attraverso la vita sociale della Chiesa pre-costantiniana. Brevi tratti ci bastano a dare la formula sintetica di quella intensa per quanto poco appariscente vita sociale dei primi cristiani che abbiamo studiato nei molti e complessi suoi fenomeni. Come 100 volte abbiamo detto, la lotta antipagana del cristianesimo nel campo sociale fu una vera lotta per la civiltà e per il suo reale progresso. Moralizzando e nobilitando tutti i fenomeni e i criteri cristianizzabili del funzionamento sociale, dall'idea dell'obbedienza e fedeltà politica al matrimonio e alla beneficenza pubblica, combattendo instancabilmente tutti i criteri e fenomeni intrinsecamente pagani, dall'idea del Dio-Stato all'abuso della proprietà, dallo sfruttamento dei deboli all'usura, il cristianesimo offrì la soluzione non solo della profonda crisi religiosa, ma anche della non meno profonda crisi sociale, politico-etico-economica. Per questo vinse, conquistando la società intera, preparando prima e dominando poi i tempi nuovi. L'impero di Roma aveva generato quella paurosa crisi materiale e morale, dal dissolvente latitudinarismo e scetticismo religioso alla rivoluzione economica e finanziaria. Né il paganesimo tradizionale ormai decrepito, né le scuole filosofiche del mondo classico possedevano la formula felice della soluzione, né la forza per applicarla, mentre il cristianesimo aveva avuto da Dio l'una e l'altra. Ed è una ben nota legge della storia che in una crisi sociale vinca chi ha pronta la formula solutiva e sa applicarla opportunamente. Quando Costantino dette libertà alla Chiesa, questa era già una forza sociale che dopo la persecuzione di Diocleziano aveva disilluso ogni serio uomo politico intorno alla possibilità di spegnerla. A pensar questo ci volevano ormai i mattoidi come Giuliano l'Apostata o i fossilizzati come i cocciuti pagani del IV e V secolo. Ministra della verità, fiduciaria delle masse convertite, forte di un organismo e di una disciplina mirabili, la Chiesa, dopo 3 secoli di crisi interne ed esterne formidabili, riuscì a prendere le redini della società e ne diresse il carro trionfalmente verso una civiltà nuova fondata sulla giustizia e la carità, sull'eguaglianza e fratellanza umana secondo l'ordine di Dio. Un'ultima domanda si impone: come mai i cristiani vinsero, oltre che religiosamente e anche socialmente? La vittoria sociale era sicura una volta che si aveva la vittoria religiosa, giacché abbiamo ripetutamente constatato che il cristianesimo è una religione integrale, comprendente oltre l'individuo, la società e i rapporti fra questa e quello. Quanto alla vittoria religiosa, solo il pregiudizio settario potrebbe negare la forza sovrumana del cristianesimo come determinante del trionfo cristiano. Noi possiamo spiegare i singoli fatti e trovare la ragione umana perché Commode e Delio Gabalo favorirono il cristianesimo, come vedremo le ragioni perfettamente umane spingere Costantino a farsi cristiano, ma tutto questo non risolve affatto la questione sintetica, la quale consiste principalmente nel coordinamento provvidenziale dell'insieme, nel far nascere a tempo uomini e cose, circostanze e complicazioni, nel combinare tutto e tutti a tempo e luogo. Qui è il miracolo, cioè una risultante superiore al totale delle singole spiegazioni naturali dei singoli episodi. Sarebbe miracolo il vedere un uomo posto nel luogo più colpito della battaglia restare illeso per lungo tempo in mezzo al grandinare di palle, allo scoppio di bombe, allo squarciamento di mine. Eppure ci sarebbe la ragione naturalissima per cui ciascuna palla, ciascuna scheggia, ciascun sasso non ha colpito quell'uomo, e con le leggi della geometria e della balistica potremmo seguire e spiegare la parabola di ogni proiettile. Ma resta il fatto sovrumano del come tutta quella grandine micidiale sia caduta pezzo per pezzo proprio in modo da non colpire l'uomo fortunato. Ci sembra che questa similitudine faccia vedere esattamente il miracolo sintetico della vittoria del cristianesimo, chiuso entro un cerchio di fuoco divoratore dalla gelosia ebraica, dal sospetto dei politici, dal rancore dei filosofi e dal pregiudizio della plebe, e quel che è più e peggio, dalle passioni e dai pregiudizi umani a cui la religione di Cristo dichiarava guerra mortale, pur trovandosi non meglio in armi di quello che fosse il fatidico Davide dinanzi a Golia. Ma viceversa, se c'è un caso tipico dell'aiutati che Dio ti aiuta, fu precisamente quello dei primi cristiani che per parte loro, nel loro insieme, prepararono e meritarono la vittoria. Avanti tutto, essi furono coscienti e decisi, sapevano che cosa bisognava volere e fortemente e costantemente lo vollero. Conoscevano che bisognava lottare con grande pazienza e con grande attività, che
che occorreva raggranellare i proseliti uomo per uomo come Ruth raccoglieva spica per spica. Era un lavoro di secoli per arrivare a una messe e i cristiani si sobbarcarono fidenti all'impresa. Quando un mietitore cadeva, passava la sua falce, il suo esile covone al superstite, e la falce non rallentava di mietere e il covone di crescere. Da ciò avviene che in questo periodo pre-costantiniano, per quanto si presentino uomini superiori, pure l'opera dell'individuo quasi sparisce nell'opera lentissima dell'insieme. Quando la messe formò un monte trionfale di covoni, poteva dirsi che il mietitore era stato un solo, un mietitore tricentenario, il cristianesimo. Inoltre i primi cristiani furono disciplinati. Non mancarono certo gli irrequieti, presuntuosi, dispostati, ma dovettero prima o poi lasciare un aere per loro irrespirabile. Mirabilissima in vero fu la forza arcana che riunì, collegò, organizzò l'unità non solo dogmatica ma disciplinare della Chiesa contro le tendenze anarchiche o separatiste degli illuminati, delle teste calde, degli individualisti. La monarchia episcopale vinse subito le tendenze oligarchiche di qualche profeta o presbitero e la supremazia papale si venne determinando di fatto contro quelle di alcuni vescovi secessionisti. Soprattutto è ammirabile la sede pre-costantiniana di Roma, in cui da Clemente, cioè l'indomani di Augusto, a Leone Magno, ossia la vigilia di Augustolo, non vi fu una figura spiccata, uno scrittore illustre, dotto e forbito, che valesse Giustino, Tertulliano, Cipriano e Alessandrini. Due eruditi si accostarono al seggio papale, ma ne furono allontanati, e Ippolito e Novaziano sono i primi antipapi. Mentre sfolgoravano il latino colorito degli africani e il greco forbito degli alessandrini, la sede di Roma non emetteva che dei magri documenti di un latino assai misero, onde nell'archivio pre-costantiniano della Chiesa di Roma non v'è altro di scritto da lei in buon latino se non quanto venne redatto, sede vacante, da Novaziano ancora prete ortodosso. Ebbene, quei silenziosi o laconici vescovi di Roma avevano in sommo grado ciò che a tutti gli altri più o meno mancava, un programma completo e pratico, un programma di governo ecclesiasticamente imperialistico, cioè unitario e livellatore, il quale fu continuato e tramandato con inimitabile perspicacia da una dinastia 19 volte secolare. Questa poté subire varie gravi crisi, ma ebbe al momento buoni, positivi, cerebrali che la mano sul timone e l'occhio verso l'avvenire misero più di 1700 anni per arrivare dalla controversia pasquale di Papa Vittore al Concilio Vaticano, l'unico, ma vi arrivarono. Anche se si volesse prescindere dall'atto religioso e sovrumano della storia del papato, si deve riconoscere i vescovi romani di aver salvato la vita e la forza della Chiesa Cattolica, salvandone l'unità non solo dogmatica e strettamente religiosa, ma anche disciplinare e sociale. Finalmente i primi cristiani furono equilibrati, cioè nel loro insieme ortodosso non si lasciarono trascinare dagli eccessi di destra e di sinistra, dai rigoristi né dai lassisti di Cartagine, dalle convulsioni montanistiche né dalle astruserie alessandrine, dalle grettezze dei giudaizzanti né dall'anarchia gnostica. Questa mentalità equilibrata fece ad essi comprendere il loro tempo e camminarli a lato senza compromessi e senza ombrosità, né zoppicando né galoppando, tenendosi sempre pronti nell'adattarsi ma per vincere, non per capitolare. Quando Costantino li chiamò a riformare la società romana, essi non ebbero né da precipitare né da rallentare il cammino, ma soltanto continuare sul cocchio imperiale la strada fatta sino allora a piedi. Così i primi cristiani si aiutarono per conto loro e così Dio li aiutò per conto suo. E vorrei terminare con l'augurio che sappiano continuare su questa stessa strada, coscienti, decisi, disciplinati ed equilibrati, così come sono stati per oltre 19 secoli.